Il Tower Defense è probabilmente uno dei miei generi, almeno di ambientazione, preferiti, sia nei giochi da tavolo che nei videogiochi. Questa idea di dover resistere ad ordi di nemici che ti arrivano da tutte le direzioni mi ha sempre fatto impazzire. Per questo, devo essere sincero, quando ci è stato proposto di portare in anteprima Fire Siege, sono stato più che contento. Si tratta di un gioco da tavolo cooperativo da 1 a 5 giocatori, all'interno del quale appunto dovete resistere. Voi vi trovate all'interno della città di Medda, una città in un mondo fantasy che è lo stesso mondo, se ricordate, di Feralis, un gioco da tavolo di carte che abbiamo portato un bel po' di tempo fa qua sul canale. E voi in questo mondo fantasy dovete resistere dalle orde di questi Skrill, questi esserini neanche troppo ini, a volte anche delle belle bestie che vi arrivano addosso e cercano di distruggere la città. La città è già sotto assedio da un bel po' di tempo e voi iniziate a non avere più energie. Battaglia inizio, cazzo! Sì! Male al cervello, scosso troppo la testa. Ognuno di noi, scusate il riflesso, ma ha già una ferita presa. Questi sono i nostri punti vita. Io parto con 4 in totale, ma con una ferita già presa. Io ho scoperto di essere un support di merda. E ha preso, ha preso questo personaggio Yami perché ha visto la mega mazza, la, quella pure. Invece poi è un support. Io sono Reshiner. Fine? Sì. Questa è la sua presentazione. Sì. Ora tutto il setup ve lo tralasciamo un po'. Qua ci sono i nemici. Poi a seconda anche degli obiettivi che abbiamo, perché variano da partita a partita, può variare anche un po' il setup. Ma in ogni caso sono questi che sono i nemici che entreranno in questa città che vedete è fatta a spirale. E noi abbiamo posizionato i nostri personaggi a 2 caselle dal centro. Il nostro obiettivo è quello di impedire ai nemici di arrivare al centro e nel frattempo distruggere i loro nidi. Noi per perdere possiamo fare in 1000 modi. Vedremo dopo. Ma per vincere? Per vincere un solo modo, cioè fare 6 punti vittoria essenzialmente. Cioè molto girare 6 di queste bandierine. Come si girano? Si pescano casualmente a inizio partita 3 obiettivi. Uno è sempre fisso, cioè quello di distruggere questi nidi che ci sono qua. E gli altri 2 sono casuali. Non sei osservato. Quindi l'assedio il nuovo giorno ha avuto inizio. E questo è stato il canto della gran sacerdotessa dei centauri verso i morti. Perché se non fosse chiaro, non siamo anima, siamo centauri. A me questo mi destabilizza un po'. Perché non ti senti centauro? No. Come prima cosa, ognuno ha il suo sacchetto di azioni. Ne dobbiamo pescare 3, facendo attenzione a mantenere la posizione. Vedete, abbiamo girato i nostri eroi. Perché teoricamente, bravo Scott, teoricamente non dobbiamo far vedere agli, cioè non dobbiamo far vedere agli altri quello che abbiamo dietro. E come si gioca? Inizio io, queste più regole di gioco. Inizia più vecchio, inizia perché più vecchio. Nella società dei centauri funziona così. Esatto. Io posso scegliere una di queste 3 tessere. Qual è l'inghippo? Che farò tutte le azioni scritte sopra, ma dovrò fare anche quelle scritte dietro. E io non posso vedere cosa c'è scritto dietro, ma posso chiedere a loro se quell'azione può convenire oppure no. No. No, guarda, non vi ho chiesto ancora quale. Il primo impatto con il gioco può spaventare un attimo, perché ci sono molti tracciati, molte cose di cui tener conto. A dire il vero, poi le meccaniche di gioco sono relativamente semplici considerando il genere. Voi dovete scegliere una tra le 3 azioni, diciamo, che avete di fronte, uno dei 3 segnalini che avete di fronte, e eseguire quelle azioni che ci sono scritte sopra. La cosa interessante è proprio che ogni segnalino, ogni carta azione, diciamo, che potete scegliere ha un fronte e un retro, che sono sempre da una parte bianco, da una parte nero, dove la parte bianca sono tutte azioni positive, mentre il retro sono per lo più azioni negative. E dovrete in ogni caso, quando scegliete una tesserina azione, eseguire entrambi i lati di questa, quindi sia quelli positivi che quelli negativi. Però voi non vedete uno dei 2 lati, gli altri giocatori dovranno cercare di dirvi cosa c'è dietro, che sia buono o che sia negativo, sia per loro che per voi chiaramente. Quindi le regole tutto sommato sono semplici. L'unica caratteristica delle regole che può un attimo destabilizzare il classico giocatore da tavolo è che i nemici non hanno, diciamo, un turno fisso, cioè si attiveranno a seconda delle tessere che sceglierete voi. Paradossalmente, se voi scegliete determinate tessere, loro potrebbero non attivarsi proprio per un bel po' di turni vostri. Insomma, quindi sì, i nemici non si attivano sempre, almeno non con un turno fisso, ma quando si attivano fanno decisamente male. Noi ci siamo messi qua perché il nostro scopo al momento era distruggere il nido, allora, più debole. Sì, noi abbiamo vari scopi. Il nido più debole. Il nido più debole va distrutto. Certo. Allora, io per iniziare a bomba farei questa. Quanto sì. È negativa dietro? No. Niente che non possa risolvere io. Allora io attivo questa.
Per ora attivo dalla parte, da questa chiara, che ha una sola azione, normalmente ce l'hanno di più, però questa ha questo simbolo con il 3, che vuol dire che posso aumentare di 3 fino a 3, uno solo di questi tracciati. Questi tracciati servono ad esempio per aumentare il nostro movimento, per aumentare le truppe alleate che possiamo spawnare, oppure per aumentare la forza in combattimento. Questa invece è un'energia generica che ci servirà per evolverci in Super Saiyan. Io direi che attualmente quello che ci serve è spawnare, ovviamente. Sì, sì. Vado avanti di tre con questo. 1, 2, 3. Questi bianchi sono i nostri alleatini. Alleati. Sono scarsi e scrausi. Però se ne spawniamo un botto fanno home. Adesso giro dall'altra parte e faccio l'effetto negativo, che è questo qua, che non è che mi faccia troppo piacere, però Yaki ha detto può sistemare. Cioè si va in due indietro di questo tracciato. Questo tracciato cos'è? Un altro tracciato ancora che ci dice come sono messi i nostri rapporti con una popolazione nomade, diciamo, che è fuori dalle mura, che ci permette o di aiutarci in alcuni casi o di darci contro se è ora particolarmente arrabbiata. Quindi, ma quando è che si attivano i signori nomadi? Quando arrivi qua? Esatto, se si va anche solo di uno in là. Cioè. Oppure ci sono carte negative e possono venire fuori e farle attivare. A questo punto io ho finito la mia azione, quindi questo lo scarto e ne pesco uno nuovo. Ma nel frattempo vai Yaki. Io sì. Userei questa. Ma anche sì. Ma anche sì. Si rimanda avanti di due questo. Questo qua rimanda avanti di due. E poi quest'altra gli permette di scegliere o di guarirsi di uno, visto che parte con una ferita può anche avere un oppure senso. Oppure muovere. Oppure di muovere di uno. Uno qualsiasi. No, di... mi ah, no, quello scusate, bianco. Quello bianco che è l'energia. Allora, la carta negativa quindi distrugge quello che ho fatto. Esattamente, perché eravamo appena arrivati a due e torna a uno. E in più si pesca una di quelle carte. Quelle sono le carte orda. Oppure carte situazione. Ho pescato questa situazione. Che è la carta. No, però... abbiamo detto che si può chiamare anche situazione. Dal regolamento. Quindi si mette un hunter nel giallo. Sì. E poi dopo si muovono tutti i krill. Gli Skrill sono sia la regina che gli Hunter. Infatti ci sono due tipi per ora in campo di nemici, poi ce ne sarà anche un altro. E sono appunto gli Hunter, che sono questi piccolini che arrivano in numerosi ma sono abbastanza deboli, e la regina, che invece è abbastanza tosta. Poi ce ne sarà anche un altro. Ma vediamo. Allora, io però credo che succeda questo. Sì. Perché adesso bisogna dire una regola speciale. Sì. Tra i nostri obiettivi c'è un obiettivo, chiudi tutte... I nostri obiettivi, voi ora non li vedete così facilmente, sono qua i tre obiettivi, c'è questo, chiudi tutte le brecce. Quando avviene fuori la carta che si muovono i nemici gialli, quindi quelli sulla traiettoria gialla, vedete ci sono tre spirali praticamente in questa mappa, quelli sulla traiettoria gialla si muovono, il primo, questo è il nostro alleato, quindi il primo nemico, e sono tutti qua nella prima zona, e si muoverebbero di due caselle. Però, e normalmente quindi andrebbero seguendo la scia gialla, quindi 1-2. Però c'è una breccia. Noi dovremo ora chiuderle tutte queste brecce, perché se c'è una breccia che gli porta un vantaggio in movimento, loro tutti si muovono. Si muovono, uno ammazzano lui. Sì, perché la regina quando si sposta fa danno dove arriva, e loro no, loro vanno solo a dritto. Mentre la regina arriva fa danno, uccide loro perché con un danno spiantano, sì. E quindi si rimuovono. E quindi si rimuovono tutti qua. Da noi? E ci fanno un danno. Cioè, provo un danno. La regina fa un danno. Prendite! No, io ho 4 ferite. Anch'io. No, te ce ne hai 5. No, anch'io ho 4 ferite. No, 2 a 4 ferite. Ferite totale. Ah, cazzi tu. Sì, una delle condizioni di sconfitta è che anche solo uno di noi muoia. Lo avrete già visto a video, ma ci tengo a sottolinearlo che quello che state vedendo oggi è un prototipo, non è la forma definitiva del gioco, perché il gioco ancora non è uscito, ma la sua campagna di Kickstarter, di crowdfunding, inizierà il 23 aprile, quindi tra pochissimi giorni. Vi lascio in descrizione tutti i link del caso. Ma falla subito quella. Sì. Ma boia. Non faccio questa, assolutamente. Questa. No, meglio. Non è male neanche quella. Va bene. E poi la Cina. Questa è l'attivazione. Attivazioni. Sono tre a questo simbolo vuol dire attivazione. Quando un eroe. Perché per ora non ci siamo attivati, praticamente. No. Quando un eroe si attiva può fare tre cose: muoversi, attaccare, oppure generare nuovi alleati, questi affarini bianchi, in pratica. Allora, come prima azione, attacco. Attacchi. Quindi, attenzione, lo scotto è quello rosso, è importante mettere... Come funziona l'attacco? Voi attaccate ad area, cioè non è che dovete scegliere un bersaglio. E quando attaccate, tirate il dado, questo qua che è il dadino dell'attacco, e adesso vedremo il risultato. Intanto vai, tira, così poi spieghiamo. Sì! Due spadine sono due ferite, se no c'è una sola spadina che è una sola ferita. Due ferite più somma il numero di forza che ha lui, uno. In questo caso è uno. Ah, io ti do un +1.
Ricapitolando, la forza del tuo attacco è il risultato del dado, più la tua forza, più eventuali segnalini che hai speso, più bonus di altri personaggi che ci sono. Se fosse stato anche un altro di queste truppe, gli avrebbe dato un altro più uno. Sì. In questo caso te quindi hai 5 di forza. 5, sì. Questi qua gli basta uno di forza per ucciderli, morti. Quindi uno e uno morti. La regina gli serve 3 e quindi ha ucciso anche la regina. Attenzione, non è finita qua! Perché Reshiner digevolve in... Reshiner! Abbiamo fatto la battuta. Quando succedono determinate cose diverse per ogni eroe, e oppure uno decide di spendere 5 di energia, può evolversi. E evolversi vuol dire che ovviamente rimane se stesso, ma ha delle, ha delle abilità speciali che vi spiegheremo dopo. Ma mi rifullo? Sì, ti riempi anche la vita al massimo. E diventi, e ha un'abilità passiva e un'abilità che può decidere lui quando utilizzare. Io direi che ho altre due azioni. Fermo giusto un secondo per dirvi che qua abbiamo sbagliato una regolina, ce ne accorgeremo a breve. Cioè, quando attacchi i nemici, anche questi faranno un contrattacco e vi infliggeranno una ferita per ogni attacco che fate, a meno che non abbiate fatto lo scudo con il tiro di attacco vostro. 1, 2. Ok. Il nostro, il mio movimento è di 3, perché in questo momento il nostro tracciato del movimento indica ci muoviamo di 3. Ho un movimento in eccesso e quindi posso, come prima con i danni, dividerli fra i membri. In questo caso completare il mio movimento su un alleato. Mi porto un mio omino bianco qua con me. Con l'automazione attacco quelli. Ok, attacca, quindi ha ancora un'altra azione, attacca lì. E ha un più 1, quindi ha fatto 1. Più 1 dato dal suo alleato. Più 1 dei miei... Più 2 adesso, perché si è evoluto. Okay. 5, quindi li ha ammazzinato sì, male. Sì, sì. Sa! Reshiner! Allora, il bello, bello è che faccio un danno! Io non so se spawnare 100 o venire lì a darti supporto. Mi sa che mi conviene venire lì, perché a parte io ho solo due ferite, perché lo scotto prima non se l'è potuta prendere e se la sarebbe curata. Cioè, veramente, io... Reshiner! Ne spawno 2 qua al centro. Si generano al centro, dopo verranno mossi. Rimango fermo. Sì, no, ma questo non lo devi usare ora. Vabbè. E niente, si usa il dado nero. Esatto. Spiega dado... questo dado. Questo dado nero è il dado dell'orcia. Il lado dell'orda che ha per lo più tutta roba negativa. Ma 3 ferite. Bah, no, che 3 ferite. No, è 3 di quello. 3 avanzamenti. Ma che sei pazzo, questo ci distrugge. Ah, allora, aspetta, c'è la signora Centaura, sta cantando di nuovo. Questo qua è un tracciato dell'orda. È il tracciato della merda, non è il tracciato dell'orda. Se questo arriva in fondo, abbiamo perso insieme mille altri modi per perdere. E abbiamo fatto. 1. Che sai quello che vuol dire? Si attiva un super ciccione obeso. Un signore della guerra. Esistono altri tipi di nemici. Non ve l'aspettavate? Invece sì, sono questi ippopotami. Lettelli. Lui è preso veramente un ippopotamo. No, questo va dritto, fa tutte brecce. Questo è, e noi dobbiamo chiudere le brecce, quindi per dov'è che entra sto signore? Lui entra dal nito verde. Ale! Meglio, c'hai cioè subito lì. Lui ha 6 di vita. Cazzo. Si muove solo attraverso le brecce. Ah. Il che vuol dire che se non ci sono brecce, lui in quel turno non si muove ma crea una breccia. Ah, è scemo. Ah, ok. Quindi lui va diretto. Ok. Allora, in questo caso è pieno di brecce. Abbiamo avuto anche modo di provare una modalità campagna. Sono 10 missioni praticamente che si succedono una dopo l'altra, che vi metteranno sempre in situazione di assedio, cioè sempre l'assedio che va avanti, ma dovrete compiere delle missioni un po' differenti da quelle che fate durante le partite standard, con dei setup leggermente differenti anche a seconda delle scelte che farete, perché prima di ogni partita c'è una parte narrativa che vi porrà di fronte ad una scelta. Quindi molto interessante anche la modalità campagna. Devo essere sincero, non che ce ne fosse troppo bisogno, perché il gioco ha di per sé una buona rigiocabilità. Il fatto che gli obiettivi ad ogni partita li selezionate casualmente rende molto variabile, cioè la combinazione dei vari obiettivi rende molto variabile la partita, però una modalità campagna in più, male di stufa. Ma quindi io, come prima cosa, ci ho pensato per mezz'ora a questa mossa. Uso l'azione della breccia per usare il movimento dell'azione della breccia, non per la breccia di per sé. Dopodiché utilizzo la mia azione speciale, perché ci siamo tutti evoluti, okay. Faccio l'azione speciale che mi permette di infliggere, usare fino a 3 di energia, io ora ne uso 2, per infliggere ad una casella adiacente fino a 3 danni, insomma, a seconda di quanto ne ho spesi, quindi 2 piccoli skrill con le frecce li uccido. Prima azione, perché adesso ho 2 azioni da poter utilizzare. Prima azione, movimento. Dai, dai, dai. Il mondo verso uno. Di me. 1, 7, 8. Abbiamo 9, quindi mi sposto. Adesso la seconda azione, che deve andare bene dopo. Deve andare bene per forza. Deve andare bene per forza, ma lo dico fin da prima, l'abilità passiva del mio personaggio è quella, posso ritirare il dado. Oh! Fai 3 danni. 3 danni di base. Più 4 di soldati, sei a 7. Sono a 7.
più puoi ritirare il dado, ti basta fargli un danno. Devo fare uno, quindi devo fare o una Dio porca troia! No! Non mi va bene, oddio. Però cos'è? Non mi va bene. Ok. Ah! Sì! Perché? Mori! Perché? Perché distruggiamo quel nido. Sto sudando. Che ci permette di prendere 3 punti vittoria. E quindi ce ne manca uno per vincere. E siamo anche così vicini a perdere. Cosa distrugge questo? Sì. C'è la breccia, ci stai arrivando in un turno. Si muove il tracciato. Uno si evoca un mostrone. Dove? Non è il verde. Nel giallo. No, proprio dove doveva andare? Chi è? Chi è? Dimmi che è l'ippopotamo super Xeragd. Quando si attiva? Quando si attiva il giallo? Sì. Poi 2 e 3. Esatto. 2 e 3. E quindi si ha anche una carta. Si attiva il giallo. Porca troia! Meno male è venuto proprio sul giallo. Generi uno skrill solo se c'è un nido. E solo sul giallo c'è il nido. Porca puttana! Porca puttana, quindi si genera solo se c'è il nido. E poi c'è la fa... Oh, finalmente! La prima volta che viene fuori i nomadi. Ed è sul zero. Non succede niente per nessuno. Normalmente quando succede questa, tipo fosse stato qua il tracciato, sarebbe tornato a zero e avremmo attivato l'abilità buona per il muro che c'era. In questo caso è sul zero, quindi non succede niente. Che palle. Vabbè. Però vabbè, neanche in è stato tutto il tempo sul rosso, io. Sì, è venuto ora la prima volta sullo zero. Bene. Reshiner, che ha iniziato questa partita. E poi si è bloccato laggiù, è 2 ore che è su quel punto. È una partita convintissima, noi pensi. Bene, io direi altri merda. Ci manca un punto! Allora, questo va giù di uno e si gira una carta. Insomma, gli aghi. Non si prende. Oh, se escono fuori loro, mi incazzo, porca puttana! Sono usciti fuori loro. Vabbè, prendo una ferita io. Prendi 3 ferite. Ma non fare finta di niente! È drammatica! Una cosa che abbiamo apprezzato davvero tanto durante la partita è questo essere in bilico continuamente tra l'aver vinto e l'aver perso. Cioè noi quando abbiamo registrato a un certo punto abbiamo detto vabbè, riprendiamo tutto, stiamo per perdere, e siamo andati avanti, insomma, anche nelle partite che ti vanno peggio sei lì a dire ok, ma se facessi questo forse ce la faccio a recuperare e a vincere. Anche in quella nella partita che stiamo facendo ora, come vedete, siamo messi malissimo, ma ci basta poco per recuperare e fare un sacco di punti ed avvicinarci alla vittoria. E in questo senso è importantissima la cooperazione. E sì, ovviamente è importante tutti i giochi cooperativi, ma qua particolarmente proprio perché voi non sapete che cosa hanno gli altri giocatori di fronte a sé, quindi il dialogo è fondamentale e perciò a ogni turno siete sempre concentrati al decidere cosa fare insieme agli altri e si crea questo bel senso di cooperazione, tranne che con lo scotto che va dove vuole lui e fa quello che vuole lui. Al 5. Ma stai mangiando. Yaki, stai ciucciando il mandarino perché non puoi permetterti. No, sono completamente agitato, non so se farlo. Perché se no ti posso solo mandare i 100. Esattamente. 6, 7. Poi seconda azione, picchio qua. 3, 6. 6, però c'è comunque il tiro di dado. Ma io tanto c'è il movimento per venire, la devo comunque fare. Sì, ma il problema del tiro di dado è se fai. No, 6 di base. Ma se muore. Ce la faccio! Sì! 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 Sono quasi cacato addosso per far stare. Ah no, aspetta, comunque abbiamo fatto una bischerata. Cioè? Scusa, non ci siamo ricordati di una cosa, l'ho visto, non cambiava niente in termini di. Però quando ci sono 3 in contemporanea di questi in una zona, si genera madre. Diventa una regina in più, ma ce l'abbiamo fatta. Guarda, non credo. No, fino alla fine pensavo di perdere. Ed eccoci arrivati alla fine del video. Un finale che noi non ci aspettavamo. Cioè eravamo convinti, ma guardate, al 100% di perdere. Più che contenti di non averlo fatto. Anche il fatto dei signori della guerra che intervengono durante la partita è molto particolare, perché ad ogni partita vi possono capitare differenti combinazioni di questi signori della guerra che vi distruggono magari completamente un piano. Noi abbiamo avuto sì fortuna alla fine, ma anche molta sfortuna durante la partita, perché ogni volta che volevamo andare da una parte c'era un signore della guerra che si generava proprio in quel punto esatto e ci scombinava un po' i piani. Questo senso di dover resistere con i nemici che non devono tanto uccidere voi quanto raggiungere il centro della città ci è piaciuto davvero tanto, e siamo curiosi anche di sapere la vostra, perché sì, vabbè, io sono un po' di parte proprio perché mi piace il genere, però voglio sapere anche da voi cosa ne pensate del gioco che avete visto oggi. Magari lo avete già provato perché è da un po' di tempo, insomma, in fase di prototipo, vi è capitato magari ad una fiera, quindi fateci sapere
nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito fin qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo assedio. Ciao a tutti. Reisiner!